Sono Bryce Evans, sono italiano canadese. And a good example of kind of a common theme that we've been talking about is sometimes words don't sometimes words fail to communicate. And this is a perfect example. E questo è un esempio di quello di cui abbiamo parlato questa mattina, quando le parole a volte non bastano per comunicare. Perfect example of this is I tried to translate parts of my presentation. Ho cercato di tradurre parte della mia presentazione con with Google Translate. Oh God! Traduzione Google. And Antonella informed me that at least this first slide doesn't make sense. Ho confermato che perlomeno la prima slide non aveva alcun senso. And so, perfect example, I use photos to communicate. That's my quindi ecco, è un esempio perfetto di come io uso le foto per comunicare, perché diventano poi il mio linguaggio principale. So I've also suffered from depression in junior high and high school. E durante le scuole superiori io ho sofferto di depressione. So I don't speak Italian. But I began to use photography as a way to cope and talk about my depression. Ho iniziato a usare le fotografie come un mezzo per gestire e per parlare della mia depressione. And so 3 years ago I started to speak through photos. E 3 anni fa ho iniziato quindi a parlare attraverso le foto. And to this day that's what has evolved into the One Project. E questo si è sviluppato poi nel lavoro che è The One Project. And so that allowed me to speak about what was going on in my head. Questo mi ha permesso di parlare di quello che mi stava accadendo. Where words were failing. E lì dove le parole appunto non erano sufficienti per spiegare. And without photography there's a chance that I wouldn't be here. Senza la fotografia non ci sarebbe stata la possibilità per me di essere qui. And that's why I say, photography saved my life. E ecco perché dico che la fotografia ha salvato la mia vita. Mi ha salvato. So, as I was growing up, I was trying to figure out what this is and how I fit in. E quindi mentre crescevo cercavo appunto di capire dove mi trovavo e come io mi collocavo nel contesto dove stavo. And my mind began, was very overactive and spiraled me into a dark place. E ero iperattivo e questo mio stato mentale comunque mi ha portato giù come se fossi trascinato in una spirale. So I dealt with depression for years and always had an underlying sense of emptiness. Quindi ho avuto a che fare con la depressione per anni, però ho sempre avuto questo senso di vuoto dentro di me. And I was living a dual life where I had the role of me within the context of other people and the reality inside me. Vivevo una sorta di doppia vita, me in contatto e in relazione con le altre persone e poi quello che ero io in realtà quello che accadeva dentro di me. And so photography allowed me to expose that light that was in me and change my perspective and see much clearer. Quindi la fotografia mi ha aiutato a portare fuori, ad esternalizzare quello che avevo dentro e a cambiare la mia vita. So as I began to photograph the world around me. Quindi quando ho iniziato a fotografare il mondo che mi circondava, I began to take conceptual portraits of people. Ho iniziato a fare dei ritratti concettuali delle persone. And this became my way of communicating about the theories that I had on. E questo era per me un modo per comunicare. Loneliness, depression, mental health, etc. Le teorie che avevo appunto a proposito della solitudine, dei problemi mentali e della depressione. And this is the first image that started the project, Lone Surfer.
Questa è la prima fotografia che ha dato inizio al progetto. Del surfista solitario. And it was a spontaneous photo, candid, where I didn't have time to think about what I was doing. È stata una foto spontanea, non ho avuto il tempo di pensare a quello che stavo facendo, quindi alla foto che stavo facendo. And it was the first time that I didn't second guess myself or overthink what I was doing. E quindi è stata la prima volta comunque che non ho pensato a quello che stavo facendo e che non ho cercato di capire quello che stavo facendo. So this was the first time that I was free from these restrictions that I placed upon myself. E quindi è stata anche la prima volta che mi sono sentito libero da queste restrizioni comunque che avevo imposto a me stesso. And this later became the one project. E questo poi appunto è diventato The One Project. So I began to create stories around the photographs. Quindi ho iniziato a creare delle storie intorno alle fotografie che avevo fatto. And not yet comfortable with telling my own story. Non mi sentivo ancora abbastanza sicuro e tranquillo, insomma, nel raccontare la mia storia personale. I use other people to tell my story. E quindi ho usato le altre persone per raccontare comunque la mia storia. And each photo became a look inside my mind and how I saw the world. Ogni foto quindi è diventato il riflesso della mia mente e il modo in cui io vedevo il mondo, quindi uno specchio. So you can see this at the exhibition downstairs, so I'll skip it. Queste foto sono esposte giù al CERP. But I wanted to create something that was not only a commentary. Però volevo creare qualcosa che non era soltanto una storia per dare appunto dei commenti, per fare una descrizione di questo lavoro. But also a discussion of these topics that are difficult to talk about, like bullying, suicide, and mental health. Ma volevo anche creare l'opportunità per discutere di queste tematiche come il bullismo, il suicidio, i problemi di salute mentale. So, with the One Project, we want to encourage and design interaction to help people empower themselves. Quindi con The One Project quello che vogliamo fare è aiutare le persone ad essere più forti. And overcome some of these struggles that we face today, much like I did. Ed andare oltre e gestire, andare oltre queste lotte quotidiane. One recent campaign that came from a single story. One story? Recent campaign from one photo. Sì, una recente campagna nata appunto da una singola foto. Is the Erase Bullying campaign of the project. È la Erase Bullying campaign, la campagna comunque contro il bullismo. So we partnered with a international cosmetics company. Questa campagna è fatta in partenariato con una ditta di cosmetici internazionale. To allow people a way to confront their past experiences with bullying. L'obiettivo è quello di permettere, facilitare le persone a confrontarsi con questo problema, con quello che hanno vissuto con il bullismo. And give them a chance to speak openly and honestly about those experiences. E allo stesso tempo vuole dare la possibilità di parlare in modo aperto ed onesto della loro esperienza con il bullismo. So this is an example of the positive impact that can come from photography. E questo appunto è un esempio dell'impatto positivo che si può ottenere con l'uso della fotografia. So this was an amazing story, an amazing opportunity for not only the subject of the story, but also others in healing. Questo appunto è un esempio importante appunto non soltanto per la storia in sé, per l'oggetto in sé, ma anche per la possibilità che viene data agli altri come terapia per curare, tra virgolette. They were able to both empathize
and relate based on their own experiences. Le persone sono state in grado non solo di provare empatia con appunto con i protagonisti di questa campagna, comunque del bullismo, ma allo stesso tempo di porsi in relazione sulla base della loro stessa esperienza. So we are helping people tell their stories, and each viewer, much like Judy and others have said, interprets it based on their own values and experiences. Quindi quello che vogliamo fare è aiutare le persone a parlare della propria storia e a far emergere le proprie situazioni e le proprie storie in base alla base della loro esperienza. That is why so many people are able to connect and relate to the One Project. E questo è il motivo per cui ci sono molte persone che poi alla fine riescono, comunque sono in grado di porsi in relazione al The One Project. It's a way to ease into talking about these difficult topics. È un modo per rendere le cose più facili e dare la possibilità di parlare di questo argomento piuttosto più complicato. Bridge language and cultural barriers with a medium that we all understand. E allo stesso modo un modo per costruire un ponte per collegare e per andare oltre le barriere culturali che possono esserci, ma anche il linguaggio. So I believe a photograph is worth much more than 1,000 words. E credo che la fotografia valga molto di più di 1,000 parole. It's a narrative that extends beyond ourselves as more people interpret and experience it. È un modo di raccontare che va oltre te stesso e è una cosa che molto che tutti possono comunque di cui tutti possono fare esperienza. It's a living story that grows with us. È una storia viva che comunque cresce insieme a noi. And also a mirror that reflects back how not only how we see the world, but see ourselves. E allo stesso tempo è uno specchio che ci restituisce l'immagine non solo di come noi vediamo il mondo, ma anche di come noi vediamo noi stessi. So show a quick video of what came from this photo, the campaign. Okay, mostro adesso un video che appunto è collegato a questa campagna. Thank you.
This is the first self-portrait I did in the project. Questo è il primo autoritratto. È il primo autoritratto che ho fatto nel progetto. It took about 1 year for me to do a self-portrait. E mi ci è voluto un anno per fare un autoritratto. 3 years ago, my biggest fear was having anyone find out about this big secret I had. Tre anni fa la mia più grande paura era che qualcuno scoprisse questo grande segreto comunque che io avevo. My depression. Che era la mia depressione. I considered suicide as an alternative to speaking out about the life I have. Ho considerato il suicidio come una possibilità alternativa al parlare invece di quello che mi stava accadendo. Today I have an emerging art career. And my biggest dreams are coming true because I chose to let go. Oggi ho una carriera comunque che sta crescendo e i miei sogni stanno venendo alla luce, stanno diventando realtà. Confessing to my struggle, working to help myself and then others, and reaching out for love and support has changed my life. Confessare appunto quella che era la mia battaglia e lavorare per me stesso e allo stesso tempo comunque per aiutare gli altri e cercare di raggiungere appunto l'amore degli altri è quello che mi ha cambiato la vita. But it was photography that saved my life. Ma è la fotografia comunque che mi ha salvato. This is my story. What is yours?